Durante gli ultimi giorni non si è parlato altro che di Pokémon 2019, che non essendo stato annunciato durante il Nintendo Direct del 13 febbraio, cosa più che normale, potrebbe a tutti gli effetti venir svelato durante l'ultima settimana di febbraio, come The Pokémon Company ha fatto con Pokémon Sole e Luna, ad esempio, ovvero l'ultima generazione di Pokémon finora rilasciata. L'hype è dunque alle stelle e tutti noi stiamo aspettando questo dannato Pokémon Direct che ci proietterà verso una nuova avventura, si spera di ottava generazione. Dico si spera, ma è praticamente sicuro al 99,9% che si tratterà di fatto di una nuova generazione. Sempre durante la scorsa settimana, inoltre, in molti hanno parlato dei vari rumor che stanno arieggiando per le solite board di 4chan e Reddit. E questo giusto per fare qualche click in più e illudere la gente con cose già solo complicate da spiegare, figuratevi poi a svilupparle in un videogioco. Sta di fatto che la gente, o meglio, la community Pokémon vuole al più presto nuove informazioni sui prossimi giochi Pokémon per Nintendo Switch. Inoltre, come ben sappiamo, dal 27 febbraio 2019 prenderà inizio il Pokémon Day, che durerà fino al 3 marzo. Questo evento, organizzato per festeggiare il compleanno del brand Pokémon, secondo molti rumor, rivelerà finalmente i titoli di ottava generazione. A confermare tutto ciò, vi sarebbe un ulteriore indizio che sta circolando da qualche giorno sul web. Infatti, The Pokémon Company, per festeggiare, ha iniziato a postare su Twitter e Instagram giornalmente dei video ispirati ad ogni regione esistente del mondo Pokémon. Se contiamo le regioni rimanenti e i giorni mancanti, questa specie di countdown finirà il 26 febbraio. Ma questo non è un giorno come un altro, infatti precede l'inizio di appunto il Pokémon Day. E secondo molti, come Mug, questo giorno è il prescelto per il tanto famigerato Pokémon Direct. Per chi se lo stesse chiedendo, Mug è un utente di Twitter che qualche giorno fa twittò Pokémon Soon, in modo ovviamente da suggerire l'arrivo dell'annuncio. Ma perché dare fiducia a questo Mug? Beh, forse perché ha letteralmente twittato tutto il contenuto dello scorso Nintendo Direct correttamente e 2 giorni prima della trasmissione dello stesso. A proposito, anche King Zell, utente di Resetera che pronunciò l'arrivo dello stesso Nintendo Direct della settimana scorsa, avrebbe suggerito l'arrivo dell'annuncio di Pokémon 2019 a breve. E come se non bastasse, anche Pixelpar avrebbe scommesso sull'arrivo del Direct durante la prossima settimana, dicendo che se appunto l'annuncio non arrivasse, si metterà a disegnare ogni suo tweet fino all'annuncio, proprio come fece l'anno scorso per Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Quindi ragazzi miei, manteniamo la calma, la pazienza e aspettiamo tutti la prossima settimana per vedere finalmente se sarà arrivata l'ora di scoprire cosa ci attende nella prossima avventura Pokémon che vivremo. Io vi chiedo come al solito di supportare il nostro canale con un mi piace, di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e di condividere questo video con i vostri amici. Qui da Diego per oggi è tutto e ciao allenatori!